Buongiorno a tutti, hello there everyone. Continuiamo Blood, parte 2. Dovrebbe essere questo il sesto livello del primo episodio. Si sono suicidati, avranno avuto paura di me. Thank you.
Ehi là, buongiorno Buritopia, come va? Come va questa mattina? Abbastanza a pezzi, tutto sommato bene. Lì come va? Qui più o meno bene anche. Beh, in questi giorni penso tu abbia camminato parecchio, soprattutto sei stata parecchio all'impiedi, quindi ci sta, direi. Eppure ti chiedo un feedback audio, com'è la voce rispetto al rumore del gioco, ecco. Allora, sai che faccio? Comunque lo abbasso un pochino. In teoria adesso dovrebbe andare meglio. Beh, qual è lo scopo di Blood Fresh Supply? In realtà il gioco sarebbe Blood soltanto. Fresh Supply è, per così dire, il nome dell'edizione speciale, perché è tra virgolette in HD, con la grafica un po'... Oddio, la grafica è quella, però sì, c'è l'anti-aliasing e varie aggiunte video. È comunque più stabile nei sistemi moderni. Comunque, lo scopo... Ammazzare tanti nemici. Dal video introduttivo si capisce che c'è un qualche demone che ha tradito qui il personaggio del gioco.
un tizio col cappellaccio e la benda negli occhi, tipo Zorro, molto incazzato, non morto, suppongo. E bisogna ammazzare tutti, in pratica, farsi strada tra legioni di non morti, cultisti e fare una strage. Null'altro. Classico sparatutto degli anni 90, in cui ogni scusa è buona per massacrare persone e fare strage con armi sempre più violente. A proposito di questo, qua una delle cose più belle sono appunto le armi, molto efficaci, ti danno proprio un senso di... Oh merda! Maledetti zombie, danno proprio un senso di violenza estremo. E in più si può giocare a calcio con le teste degli zombie. Questo? E questa è la pistoletta lanciarazzi. Molto divertente. Benissimo, fondamentale, sì. E questi sono i giochi a cui giocavo da bambino. Quindi, tutto a posto. Comunque, questo è molto, molto, molto condito da humor piuttosto dark. Pensa che uno dei livelli passati era ambientato in un Luna Park. E tipo ci sono le varie attrazioni e una di quelle è... Ok, una di quelle è per esempio fare gol in una bocca che si apre e si chiude con le teste degli zombie, prendendole a calci. Sono tre teste, se le imbuchi tutte ti dà un premio. Sì, questi giochi erano, diciamo, importanti le interazioni con l'ambiente in questo periodo. Perlomeno in questo filone qua, che poi sono tutti più o meno cloni di Duke Nukem 3D, non so se lo conosci, che è stato un po' il capostipite di tutti questi FPS un po' cazzoni, un po', diciamo, meno seri per così dire. Ed è così, l'interazione con l'ambiente era una delle cose più divertenti, anche perché non si era mai vista. Sì, Duke lo conosco, e beh sì, è abbastanza un classico. E questo è fatto con lo stesso motore grafico, se ci fai caso. Però ovviamente ha alcune novità rispetto a Duke, per esempio. Ogni arma, o quasi ogni arma, ha una modalità di fuoco alternativa, che è una gran cosa, di solito più forte e che consuma più pallottole. Ora, per esempio, ti faccio vedere la modalità alternativa qui della pistola a razzi. Ecco, colpo secondario. Ecco, esplosione. Mentre quello primario semplicemente lancia un razzetto e che dopo qualche secondo fa prendere a fuoco il bersaglio. Oh, che sta succedendo?
prima di andare qui proviamo a vedere se questa è davvero un ascensore come pensavo. Non è un ascensore, ma è un segreto. Ecco, un'altra cosa molto caratteristica di questi giochi erano le aree segrete, molte delle quali erano accessibili lanciando dinamite o esplosivi vari nei muri con la crepa. Ecco. Siamo lì sotto dove prima ci sparavano, ma non credo che ci consenta di superare la parte indenni. Dobbiamo comunque attraversarla. Ah, sono uscito Ah no, dalla parte sbagliata, ma ti rendi conto? Ecco, qui è da dove sono venuto. Proviamo a fare così. Ah no, ecco, era quest'altro lato in cui dovevamo andare. Mi sa che farò lo stesso trucchetto. Topi, sempre topi. Peccato non poterli mangiare stavolta. E adesso vediamo qui come superare queste specie di lanciafiamme. Tra l'altro quando ero piccolo credo che non ero mai arrivato così avanti. Sono uscito abbastanza indenne. Oh, barili esplosivi. Qui si è aperto un buco nel muro. Dopo Vampire i topi sono la nuova prassi. Sì, infatti. Ok. Vediamo un po'. Sicuramente bisogna andare di qua. Vediamo prima che c'è qui. No, chiuso. Ma sei dentro una cripta? Mi sa di sì. Mi sa di sì, i livelli sono abbastanza scollegati l'uno dall'altro, quindi c'è stato un livello su un treno, per esempio, molto bello, quello al Luna Park. Modalità doppie armi. Oh cavolo, ho finito i colpi del fucile. Vediamo se c'è qualcosa da raccattare a terra. Borsa del dottore, fantastico. Fucile, dinamite, Tommy gun. Ok. Beh, sì, credo sia decisamente una cripta.
merda, ancora lanciafiamme. Un bel lancio. Ma cultisti e zombie perché girano insieme? Presumo perché sono dalla stessa parte, cioè verosimilmente sono proprio cultisti che sono proprio cultisti che evocano gli zombie o qualcosa del genere, quindi ci sta che siano. Oh, guarda, uno sfondo orribile. Chiave. Buongiorno Mary Lorien. Da notare come gli zombie, tranne se gli spari una bella fucilata, tendono a rialzarsi più volte. Questa ha tutta l'aria di essere un teletrasporto. Sì, infatti. È il primo che vedo comunque nel gioco. Usiamo un po' di dinamite, direi, visto che ce n'è parecchia a terra. Anche i gargoyle sono un classico ormai per i giochi che portiamo. Ok, fine livello. Allora, 5 segreti su 6, non male. Bene, ammunizioni sono messo piuttosto bene. Segreto trovato. Ophelia. No! Cazzo è successo? Show yourself!
Show yourself! Mi sa che il boss finale può essere? Eh sì, mi sa di sì. Ok, usiamo qualcosa di più cazzuto. Forse la persona che era lì attaccata al muro crocifisso era quella che eravamo venuti a salvare. Sì, infatti. Decisamente drammatica. E questo era il primo episodio del gioco, l'unico che tra l'altro ho giocato in passato perché avevo lo shareware, quindi era soltanto il primo episodio. Proviamo a vedere il secondo. Prima però titoli di coda. La Night Dive è questo studio che riprende i giochi vecchi e ne fa le versioni aggiornate. Ne ha portati parecchi su Steam. Ottima cosa, tra l'altro, anche perché soprattutto da streamare i giochi vecchi sono un po' complicati, quindi queste nuove versioni direi che sono parecchio utili. Senza contare che sono anche più facili da far partire in generale. Comunque presumo che ci sarebbe dovuto essere una qualche musica di sottofondo o quant'altro, probabilmente era nel CD di gioco, come spesso accadeva all'epoca, e magari non l'hanno inserita nel porting. Ok, vediamo un po'. Tra l'altro c'è anche il multiplayer, in split screen, addirittura in due sullo stesso PC, fantastico. Nessun risultato multiplayer, c'era da aspettarsi. Visto tutte le modalità online. Let the bloodbath begin. E niente, presumo però che ci sono soltanto io. Ah, ci sono anche i nemici? Strano. Sarà in base alla modalità. Comunque non saprei come invitare altra gente. Allora, secondo capitolo del gioco, Even Death May Die. You're going to need a bigger boat. Neanche un filmatino introduttivo. Ma...
Dove saremmo? Cioè qui ai poli, cos'è, ghiaccio questo? Credo sia una nave dei cultisti al largo dei poli. Un ottimo setting. Ah, non ho la pistola lanciarazzi. Va recuperata. Qua ci sono, c'è un civile. Peccato, altrimenti dovevo fuoco la nave e te ne andavi. in un gioco moderno magari si sarebbe potuto anche fare. Locked. Locked. La cosa stupida di questo gioco è che raccolgo sempre i power-up quando non mi servono più. Per esempio, l'ho preso le doppie armi quando già ho ammazzato tutti. E durano pochissimo, tra l'altro, prendendoli pressoché senza utilità alcuna. Ok. Non ho capito bene a cosa è servito scendere qui sotto. Ah, la pistola lanciarazzi, perfetto. Cavolo è? Ragno. Questo non c'era nel primo episodio, prima volta che lo vedo. Erano quei cosi. Ehi, Cadro, buongiorno, buongiorno a te. Come va? Tutto bene, tu come stai? Tutto a posto, tutto a posto. Oggi si lavora di sera, quindi di mattina si gioca un po'. Tu lo conosci, Cadro? Ah, questo gioco mi richiama tanto a Duke Nukem. Sì, infatti parlavamo poco fa con Burritopia proprio di questo, che è basato sullo stesso motore, il build, quindi. Sì, in pratica è lo stesso gioco con ambientazione diversa. Condivide con il buon Duke anche un po' di humor. Soprattutto in certi livelli.
bidoni esplosivi. Ok, da qua ci ero venuto. Magari qualche volta porterò in live anche Duke Nukem, è uno dei miei giochi preferiti, quindi... quindi assolutamente prima o poi è da giocare. Tra l'altro, quando giocavo da più piccolo a Duke Nukem, credo di non averlo mai finito tutto senza usare i trucchi, senza barare. All'epoca baravo come un pazzo, quindi... credo proprio che in effetti è il caso di rigiocarlo. Ho un ricordo particolare di una cosa che ho fatto una volta in Duke Nukem. In pratica, in un livello, perché poi avevo la versione shareware, quindi una volta finito si passava il tempo a cercare di fare le cose più strane. Non so se ricordi, in Duke Nukem c'erano come arma anche le bombe, quelle a tubo, che tu le lanciavi a terra, poi premevi l'interruttore ed esplodevano. Becca di questo. Ed esplodevano. Intanto abbiamo finito il livello. C'è modo di andare da quella parte? Per raccogliere quelle armi? Non credo, però ci sarà stata una qualche strada prima. Comunque, ho riempito tutto quanto il livello di bombe, rigenerandole sempre usando il trucco. Ne avrò buttate a terra tipo un migliaio di bombe a terra. E sono andato per farle saltare tutte in aria contemporaneamente. E nel momento esatto in cui ho premuto l'interruttore, il gioco ha crashato. Quindi, fantastico. Allora, purtroppo i salvataggi sono, diciamo, condivisi tra tutti gli episodi, quindi magari conservo soltanto il 7 che è con il boss finale. Sì, decisamente l'ho rotto. Probabilmente i programmatori non se l'aspettavano una cosa del genere. Ed era troppo per la poca RAM del mio PC che avevo all'epoca. I need a key. Wow, un nuovo nemico. Allora, credo che mi lancino addosso accette e mi vomitino anche addosso. Fantastico. Che urlava quello? Sì, alcuni cultisti urlano, sono penso frasi insensate. Mi ricordano un po' i tizi che vendono la verdura al mercato qui. I need a key. Qui a Catania. I need a key. Il tipo di urlo è molto simile. I need a key. Dinamite, sì. Marana!
Abbiamo le mani. Ok, allora. Questo che servirebbe? Ah sì, penso sia armatura, ma ce l'ho già troppo alta. Lamero tanti. E perché dovrei andare lì dentro? Danger. Boh. Saranno lì solo per bellezza, probabilmente. Questa scopa messa in un angolino è inquietante. I need a key. Delle caratteristiche importanti di questo genere di giochi purtroppo è un po' l'effetto labirinto, che arrivati a un certo punto non si capisce bene dove bisogna andare e allora si va a caso finché non si becca la strada giusta. Ora per esempio ci serve questa chiave, quella col pugnale, e non ce l'abbiamo. Abbiamo la chiave, quella a forma di luna, ma non ho idea se già l'ho utilizzata oppure no, quindi andiamo semplicemente a caso. La mappa non è consultabile, sì, ma non so se quanto possa essere utile. È abbastanza, ecco, diciamo, non molto
non molto indicativa. Vediamo se c'è piuttosto un tasto per ingrandirla, per rimpicciolirla. ZX. C'è un corridoio apparentemente inesplorato, probabilmente però è dove serve la chiave. Eh sì, infatti è chiuso. Qua è bloccato. C'è forse un posto dove non sono andato. Di utile, era diciamo un piccolo passaggio per quell'armatura. Vediamo qua. Qua mi segnala qualcosa, ma sembra non ci sia niente. Probabilmente è un'area segreta accessibile in qualche modo. Che c'entrasse sta cosa qua, voglio dire, l'ho snobbata del tutto, non ho capito a cosa dovrebbe servire. Porta come nessun passaggio. I need a key. Anche vediamo, forse devo entrare qui. No, qua non c'ero stato sicuro. Speriamo che non sia soltanto un'area segreta, ma che serva per andare avanti. No, area segreta.
piccolo corridoio proprio qui. I need a key. No, servo altre chiavi, niente. Mi sta sfuggendo qualcosa. Passiamo punto a capo. Io non ricordo se questa chiave a forma di luna l'ho già, tra l'altro, utilizzata da qualche parte oppure no. I need a key. Eccola qua, trovato finalmente. Chiave luna. Ciao Cadro, grazie per essere passato. Alla prossima. Wow, una nuova arma. Bambola voodoo. Ooh, what a wonderful smell I've discovered. Ehi, questa è una citazione di Star Wars. Anche questo livello è andato.
faccio un minuto di pausa, torno subito. Ok, rieccoci qua. Oh no. Cos'è un labirinto questo? Male. Non avevo mai incendiato un gargoyle. Thank you.
I need a key. I need a key. I need a key.
key. I need a key. I need a key. I need a key.
key. Ehi là, Game 87. Ciao, benvenuto. Qui tutto bene, tu come va? Bene, rimango un po'. Grazie mille. Tra l'altro tu che mi ricordo in passato ti ho visto giocare a Duke Nukem 3D, dovresti apprezzarlo questo, visto che è della stessa, diciamo, con lo stesso motore grafico, un gioco molto simile, insomma. Anche se al momento sono un po' bloccato, non capisco dove devo andare. Sì, molto molto simile. Questo è, diciamo, un po' più macabro di Duke, però ha sempre abbastanza umorismo. Allora, non capisco a cosa servono queste due levette. Probabilmente sono la chiave per sbloccare la strada, ma non capisco come le devo mettere né che cosa faccio. Sente anche un suono, quindi sicuramente qualcosa succede. Sì, infatti il motore grafico è lo stesso. Faccio vedere un po' le armi. Speriamo di andare avanti così te le faccio vedere anche all'opera, in azione, contro qualche nemico. Thank you.
Nella mappa non noto differenze tirando le varie leve. Qui serve la chiave. Qui ho già fatto tutto. Qui c'è il labirinto. Questa porta non capisco come si faccia ad aprire. Qua serve la chiave. I need a key. La soluzione deve essere per forza qualcosa che riguarda queste maledette leve. Ma davvero non si capisce cosa si deve fare. I need a key. Allora, il rumore è lo stesso di quando si apre questo, quindi probabilmente si apre un passaggio nelle foglie. Quando si blocchi in un gioco la soluzione è sempre nella stessa stanza. Eh sì, mi sa che hai ragione, anche perché, ripeto, visto che si sente un rumore di foglie che si muovono, probabilmente si apre proprio un passaggio qua nella siepe. Sembra tutto chiuso. Già ci siamo allontanati abbastanza. Allora, torniamo dove ci sono le due leve. Anche perché tirandole si sente un rumore, quindi sentendosi un rumore vuol dire che è qualcosa, appunto, come dicevi tu, di vicino, che si apre. Sicuramente non qualcosa di lontano.
qua già mi sono allontanato abbastanza. Non credo che ci sia qualcosa da fare qui. Forse il ragno adesso si sta muovendo tutto di lato come se fosse ubriaco, sarà il veleno. Si riapre più, volevo spararli. Allora ho caricato, così lo posso rifare. Invulnerabilità. Peccato che non ci sono nemici in questo momento. Good shrimp lollipop, da-da-da. Damn, forgot the words. Mm.
Grazie Burri, grazie per essere passata. Io qui sono ancora bloccato, vediamo se riesco a trovare una soluzione. I need a key. Altrimenti mollo tutto. Niente, non si va da nessuna parte. Ah, qua c'è un tasto. Ah. Trovata la chiave. Mamma mia. Era davvero... davvero difficile da trovare. Ok, quindi trovata la chiave della luna. Adesso dobbiamo cercare la porta della luna. Eccola qua. Perfetto, si va avanti. Ehi, no, mi ha riportato esattamente dove ero prima. È soltanto una scorciatoia. Ma oddio, spero apra anche qualche altra cosa. C'è niente. Sicuramente ci sarà qualche altra cosa che si può aprire con la chiave della luna. È impossibile che l'ho trovata solo per quella porta inutile. Questa è ancora... ah, eccola qua. Luna. Perfetto. Ah, addirittura il finale del livello. Fantastico. Come out, wherever you are.
Ah, se in pratica uso la bambola voodoo per ammazzare nemici, toglie vite anche al personaggio. Ah, direi di non usarla allora. Meglio questa. Merda. Oh, mamma mia. Ah, Game, non so se sei ancora lì. Here's Johnny. Questa è una citazione di Shining. Ecco, ti volevo dire, una delle differenze per esempio con Duke Nukem 3D è che ogni arma, o quasi ogni arma, ha una modalità di fuoco secondaria. Ora ti faccio vedere. Ecco. Colpo primario, incendia i nemici. Colpo secondario, fa un'esplosione. Qua, colpo primario, mitragliatrice. I need a key. Colpo secondario. Muove la mitragliatrice lateralmente. Passaggio segreto. Cos'è? Wow, un fantasma. Meno male che si può uccidere. È bello grande questo livello, mi sa. Anche il fucile. Se uso il fuoco primario, uso una cartuccia per volta. Se uso il secondario, tutte e due in un colpo solo. Usiamo qualcosa di più efficace. In pratica l'unico modo per attaccare qui il fantasma è quando diventa visibile, altrimenti è immortale. Una chiave. Oh cavolo! Mi ha beccato in pieno. Area segreta. I need a key. Queste sono persone, diciamo, civili, non sono nemici, però volendo si possono uccidere ugualmente.
Ah, altra chiave, perfetto. Ecco qua, porta con la chiave del fuoco. Oh merda. Wow, cos'è stato questo? Allora, oh. Oh merda, un altro fantasma. Allora, abbiamo adesso la chiave pugnale, vediamo dov'è che va utilizzata. Ma questo è il personaggio. C'ero stato, visto che ci sono nemici ancora vivi. Meglio non buttarsi giù. I need a key. Wow, mi hanno beccato. Erano abbastanza, in effetti ho poche vite. Devo andarci un po' più strategico.
mai un po' di vita quando serve. Un po' di vita, benissimo. Ah, una cosa che forse non hai notato: quando ammazzi uno zombie e gli stacchi la testa, puoi giocarci a calcio. Mamma mia, questo non me lo aspettavo. Sì, decisamente bizzarra. Ok, allora, stavamo cercando la porta del pugnale. E anche di ricaricare un po' di vite. I need a key. C'è la chiave ragno. Un bel po' di gente qua. Ok, qua già c'ero stato. Un segreto. Oh mamma mia. Una testa. Addirittura apre e chiude gli occhi. Oh, la mano.
Eccola qua, la stanza con la chiave pugnata. E abbiamo un'altra chiave. Chiave Rhyme. Chiave ragno l'avevamo vista prima, era una leva su un muro da tirare. Ora vediamo di ricordare dov'era. Eccola qua. Ci sono tanti nemici, la dinamita è imbattibile. Allora, qui serve la chiave della luna, che non abbiamo. Davvero devo tornare indietro, può essere. Una zona segreta. Un altro maledetto fantasma. Quindi ci manca una chiave ancora. Penso che questo sia uno dei livelli più vasti visti fino adesso. Oh, cavolo! Trovata la chiave in modo del tutto casuale. Era semplicemente una stanza che mi ero dimenticato di esplorare. Perfetto, torniamo lì. Eccoci qua. Perfetto. Ora abbiamo la chiave e possiamo andare avanti. Oh, livello finito.
sto essendo ambientato nella zona dell'albergo con siepi, ghiaccio e quant'altro. Un attimo di pausa.
Rieccomi qua. Nel frattempo Game 87 è andato. E vabbè, non l'ho potuto salutare. Ah, sei ancora qui, ok, allora ne approfitto per salutarti come si deve. Ci vediamo alla prossima. Anzi, ti la faccio anche uno shoutout. Ecco qua. Anche Game 87, grande appassionato di retro gaming. Thank you.
Anche questo livello è bello grande, non c'è che dire. Questa sì che è una cosa affascinante, si possono dare, si può dare fuoco agli alberi. Fantastico. Hey, hello there, clumsy booby. How are you? Thank you for the follow. I have no clue what you're talking about, but the stream is going well. Yes, the stream is going pretty well, thank you. Do you know this game? Have you ever played it? I don't think so. Spent too much. Totally my bona fide Serac survival evolve. Oh, okay. Oh, this is a pretty old game, of course. I used to play it when I was a little kid. Maybe it was not a game intended for kids, but you know, it was really fun. I need a key. A little bit scary for something, but fun for many things. For example, you can play football, soccer with the heads of the enemies. Look at here. For absolutely no reason. Another fun thing, when you kill zombies, usually they don't die. You must kill them a lot of time or make them explode or chopping off their heads.
So let's use dynamite, so it's a little more definitive. Come on. Okay. Sì, gli si è staccata la testa, infatti. Era vecchierella. Ok, we have a new key. Now we have to discover where to use it. The levels in those kind of games are a little bit labyrinths. Huge maze. And it's not always easy to understand when you have to, where you have to go. I need a key. Okay, I got the spider key, the dagger key, and the flame key. I need a key. Okay, one is still missing. I don't really like zombies. I got scared with zombies jumping on me on Fortnite. Ah, you play Fortnite. I played something. I started just some weeks ago, but I sometimes play Fortnite too. It's fun. But to tell you the truth, I'm not a great fan of horror games too. I usually play always old games when I want to play some horror stuff, because the new ones are a little bit scary even for me. This level is huge. The map, it's pretty useless, but sometimes when you don't know where to go, maybe it can help. Everything seems to be already explored. Me too, it's a fun game to change, but I still prefer okay. Yeah, true, I used to play Destiny, but then Darker Places and the zombie thing, they got scaring me away. Yeah, I can understand. I wanted to play really some horror games since it was October, so for Halloween I wanted to play something spooky, something scary, but as I'm doing now, I only played an old game, a vampire game, an RPG, so not a scary game strictly, but something with an horror setting. It was really good, but as I said, when I have to play
scary games, I always prefer old stuff with the not so realistic graphic. Okay, wait just a second, I'm returning right now. Just a second. If you're blue and you don't know where to go to, putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, putting on the Ritz. Eccomi qua. Here I am. As you can hear, when you don't move the character for a while, he starts singing old songs. I need a key. No worries, got my head to go and on my way to the gym to town. Have a great stream and see you next time. Thank you. Really thanks a lot, Clumsy, and see you next time. I don't know if you stream too, but I leave you an asshole. Yeah, you stream. Okay, great. I'm gonna follow you too. Oh, I already followed you, okay. Thanks for passing by. Okay. Let's try to find the right door.
See you later, Clumsy. Thanks again for being here. Have a great day. Ooh, a secret passage. Qua non c'ero stato. Ma sembra non abbia portato a nulla di utile. Niente, è finto. I need a key. Wow. Eccola qua, trovato la chiave ragno. Qua non c'ero proprio stato. Una mano che mi sta strangolando. Oh mamma mia. Come ci si libera? Meglio non farsi beccare. Allora, dove ero andato? Di qua.
E di qua. Qua c'ero già stato? Sì. Ok, entriamo nella porta ragno. Questi cosi sono ancora più terribili, soprattutto per via del casino che fanno. Ok, trovate la chiave occhio, perfetto. Allora, da quel lato si va di qua, di qua, proviamo di qua. Tutta roba già vista comunque. Ok, la chiave occhio era, cioè la porta occhio era all'interno. Devo solo ritrovare la strada. Qua è chiuso. Quando corre è comica, sì, è una citazione del film La Casa 2, infatti dice anche la frase che dice, che dicono i mostri lì nella Casa 2, ovvero ingoierò la tua anima, ingoierò la tua anima, detta ripetizione. Al che Bruce Campbell rispondeva ingoia questo, gli sparava una fucilata. Ok, troviamo la porta occhio e poi il livello dovrebbe essere, penso, lì sul finire. Eccola qua, porta occhio. Bidone esplosivo. Perché non esplode? Un'altra mano, topi, fantasmi. Un'altra mano, cazzo. Stavo per perdere la chiave. Thank you.
Adesso chiave teschio. La chiave teschio. Non vorrei ricordarmi male, ma mi sembra che era all'inizio del livello. Però potrei anche sbagliarmi. Proviamo a tornare indietro. No, qua siamo di nuovo qui. Infatti, mi ricordavo bene, questo è l'inizio del livello. Oh merda, ecco, un'altra mano beccata. Ah, questo è ancora vivo, si dimena. Mettiamo fine alla sua sofferenza. Un'altra chiave. Chiave luna. Chiave luna, dove sarà? Cioè la porta luna, dove sarà? Probabilmente dentro.
luna, trovate. C'è la fine del livello. Qua si torna in piscina. Ok, direi che per oggi possiamo staccarci. Questo è il penultimo livello, quindi sarà anche bello grande. Vediamo di fare un mini ride a qualcuno, visto che siamo in pochi. Partiamo col ride, grazie per chi c'è, buon proseguimento e che la forza sia con voi.